Prima di iniziare vorrei dire una cosa. Mi crea molta ansia il fatto che le persone che vedono questi video mi identifichino con ciò che vedono di me. Io non sono questo. Perché ciò che vedete è frutto del mio sforzo, del mio impegno, è tutto scritto, è frutto anche di ispirazioni. Quindi questo non sono io. Quindi lo so, scusate se dico cose a caso, però il mio cervello deve avere sempre un motivo per stare in ansia e se non ce l'ha, se lo inventa. Chiusa questa piccolissima premessa, let's go! La cosa che ci piace fare di più in questo paese è lamentarci di qualsiasi cosa. Tutti i giorni sento discorsi del tipo: in questo paese non funziona niente, fa tutto schifo. L'altro giorno sono andata alle poste e ho fatto 18 ore di fila. Per carità, io sono il primo a farle queste cose. Però penso che il comportamento migliore da avere sia soffermarci sul contributo individuale che potremmo dare affinché le cose cambino. Quindi spero di non diventare mai una di quelle persone che si lamentano in continuazione. È brutto che in questa società sembra ti vogliano costringere a diventare così, non capisco perché. È difficilissimo mantenersi continuamente calmi, ti tengono continuamente sotto pressione finché non esplodi. La cosa che mi sconvolge a volte è vedere persone che sono alienate nel proprio lavoro, che fanno male il loro mestiere, che trattano male i clienti. È brutto perché in questo periodo sembra che il lavoro sia finalizzato solo alla sopravvivenza, solo all'accumulazione del denaro. Spero inoltre di non diventare mai eccessivamente attaccato al denaro. Penso sia mille volte meglio fare un lavoro che ti piace e non fare i soldi che fare un qualcosa che odi con il solo scopo di accumulare. E in ogni caso bisogna appassionarsi a qualsiasi lavoro si faccia. Perché il lavoro è fondamentalmente il maggior contributo che dai al mondo. Se lo fai male, che cosa ti resta? Eh sì, siamo a ottobre e questo è un albero di Natale.